Questo salvacena è spaziale, economico, golosissimo, lo dovete provare. Mamma mia, è buonissima. No ragazzi, seguite il video perché questa ricetta, giuro, è la svolta. Dai che ogni tanto arrivo con una ricetta facilissima, economica, perfetta per salvare le nostre cene da queste giornate piene di impegni che magari arriviamo a casa tardi, non sappiamo mai cosa fare, ci buttiamo magari sul solito piatto di pasta, ci buttiamo su qualcosa anche di già pronto, insomma se possiamo prepariamo qualcosa di furbo e che ci appaghi, e questa sfogliata soddisfa tutte le esigenze che possiamo avere a fine giornata soprattutto. Vi spiego velocemente come farla. Se già vi ispira questa ricetta pazzesca, vi chiedo di supportare il video, quindi magari mettete like e condividetelo, che magari può sempre essere comodo per qualcuno trovare delle ricette così furbe e così buone. E poi se avete domande ovviamente scrivetemele qua nei commenti e io vedrò di rispondere. Dunque, per fare questa sfogliata pazzesca iniziate da patate e da cipolle, che devono essere ovviamente le patate pelate, le cipolle invece sbucciate. Per comodità, ma perché ce l'ho a casa, ma volendo potreste usare tranquillamente anche un coltello, uso la mandolina. Dopo aver messo questi due ingredienti in una ciotola, aggiungiamo un pizzico di sale, goccino di olio, timo, buonissimo, se non ce l'avete tranquilli perché queste qua sono ricette furbe, non avete un ingrediente, ok, soprattutto se sono erbe aromatiche, lo stesso, potete anche mettere il rosmarino, potete mettere qualsiasi cosa che voi volete. Iniziamo ad amalgamare il tutto. Un consiglio che vi do per ottenere la crosticina sopra la nostra sfogliata, che è buonissima, mettete un cucchiaio di semola rimacinata di grano duro, se non l'avete, appunto perché sono ricette furbe, potete metterci anche la farina bianca normale. Amalgamate, se potete amalgamate con le mani, che gli ingredienti si amalgamano meglio, ne sono convinto. E se siete particolarmente nervosi a fine giornata, potete anche ben spremere queste verdure, si possono anche un po' disfare, che così siete ancora più soddisfatti. Tra l'altro questa ricetta, ci tengo a dirlo, visto che parliamo di lavoro, giornate, insomma impegnative, potete anche portarvela come schiscetta appresso, diciamo come pranzo da sporto, la mettete nello zaino assieme magari ai wrap, che non so se la conoscete, no? E i wrap, che è la borraccia che ti fa bere di più. E come funziona? È il primo sistema di bevande riutilizzabili al mondo, che dà sapore all'acqua sfruttando l'olfatto retronasale, senza quindi l'aggiunta di zuccheri e aromi artificiali. E con le nuove bottiglie Gen 2, che sono queste qua nuove, avete meno preoccupazioni perché sono le più stilose di sempre e anche le più pratiche. Ce ne sono di vari colori e sono a prova di perdita perché hanno una chiusura ermetica. Da 600 ml o da un litro e si possono lavare comodamente il lavastoviglie. I pod che vanno sopra sono fatti di aromi naturali. Praticamente tu scegli il pod che vuoi, lo applichi nella parte superiore alla borraccia e ti sembrerà proprio, nonostante bevi solamente acqua, di sorseggiare proprio la bevanda che hai scelto. Cioè io in questo caso ho scelto l'ananas perché sono amante della frutta tropicale e quindi a me sembra di bere tipo succo all'ananas o comunque spremuta di ananas, cioè un centrifugato di ananas, eppure solo acqua, gusto cola, cioè ce ne sono tantissimi di gusti. Andate sul sito per vedere tutti i pod disponibili, tutte le borracce disponibili, trovate il link per andarci qua sotto nell'info box e il QR code, e con il codice ZAMBI10 avete il 10% di sconto su tutto. Dunque, dove eravamo rimasti? Fa questa sorta di insalata di patate e cipolle, perfetto. Noi mettiamo su una teglia della carta forno, ok? La ungiamo leggermente, ma veramente poco. Spargiamo al di sopra tutta questa insalata che abbiamo preparato, un'insalata golosissima. Cerchiamo di formare già una sorta di rettangolo che avrà più o meno le misure della nostra pasta sfoglia. Andiamo in forno, 180 gradi, modalità statica, nella parte medio-bassa, più bassa che media, per circa 20 minuti. Una volta che appunto la nostra insalata ha iniziato a cuocersi e già a dorarsi, ci mettiamo sopra un ingrediente che è paradisiaco con questi due ingredienti, che è il pecorino romano, ma volendo va benissimo anche il formaggio grana. Lo grattugiamo al di sopra di queste patate e cipolle, sopra di questo ci mettiamo la nostra pasta sfoglia. Per quale motivo facciamo tutto questo giro e poi alla fine concludiamo con la sfoglia come se fosse una torta salata? Perché in questo modo noi sfruttiamo l'idea della tartatin. Con la pasta sfoglia
soglia che va messa sopra il ripieno, perché poi ovviamente andrà girata, la nostra sfoglia sotto rimarrà croccantissima. In più il ripieno, rosolandosi in forno prima di essere cotto assieme alla sfoglia, acquisirà dei sapori molto più intensi, molto più buoni, un po' caramellata sarà anche la cipolla, e poi anche il ripieno stesso sopra sarà croccantino e sotto invece, cioè all'interno, sarà morbido. Ho mangiato due fette prima, ma cioè acquolina continua. Facciamo qualche buchino con uno stuzzicadente oppure con un coltellino, ma veramente piccolini, giusto per far uscire il vapore, e andiamo ancora in forno, sempre sulla parte medio-bassa, per circa 30 minuti o fino a quando la sfoglia comunque in superficie risulta abbastanza dorata. Magari nel frattempo che cuoce ci prepariamo un'insalatina e prepariamo soprattutto la tavola, che va benissimo. E poi, una volta cotta, la rimuoviamo dal forno, mettiamo sopra un foglio di carta forno, che va benissimo quello della sfoglia che c'è all'interno delle confezioni, visto che non l'abbiamo usato. Giriamo la nostra sfogliata su un'altra teglia, che tranquilli non andiamo a sporcarla, perché appunto abbiamo la carta forno, quindi non è che state sporcando teglie, assolutamente no. Completiamo con un po' di mozzarella per pizza, però mi raccomando, comunque del formaggio che non rilascia acqua durante la cottura, per dare quell'idea filante che ricordi appunto la pizza, perché secondo me questa è un po' anche una pizza. Cioè, io vi giuro, mi è sembrato di mangiare la pizza proprio perché sotto abbiamo una qualcosa di croccante e all'interno invece qualcosa di morbido e quasi soffice. Ecco, facciamola fondere ora la mozzarella in forno, sempre nella zona bassa, poco, 3 minuti, e poi la possiamo tagliare proprio come se fosse una pizza, quindi anche con la rotella da pizza va benissimo. E la vostra cena è fatta e sarà spaziale. È una ricetta che ho provato a studiare così, cosa posso fare, qualcosa di furbo, patate e cipolle che costano poco e sono sempre reperibili, e ottenete qualcosa di super. Mi raccomando, se fate questa ricetta fatemelo sapere attraverso un tag su Instagram o su Facebook. Altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Qua sotto vi lascio il collegamento per andare sul blog, perché poi questa ricetta è semplicissima, però insomma, se volete avere info o qualche variante anche, potrei scriverla lì. E comunque sappiate che tutte le varianti che potete metterci saranno ben accette. Potete metterci, che ne so, delle olive, non lo so, fate quello che volete. Davvero è una ricetta furba e, come vi dicevo, è una torta salata che però vi dà più soddisfazione. Un morsettino direi che ci sta, anche se adesso sarà freddina, ma questa qua abbiamo detto che è pazzesca anche da fredda, e ve lo posso confermare perché le patate comunque sono soffici sempre. Alla prossima.